Buonasera ragazzi, ciao a tutti e bentornati in questo nuovo appuntamento della serie di Minecraft. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Dunque, se vi ricordate bene, avevamo già iniziato a raccogliere il pane, ovvero il grano, ci siamo fatti il pane e quant'altro. Oggi, ragazzi, volevo iniziare a creare per l'appunto la stalla per le mucche. Riguardo ragazzi alla stalla per le mucche, sapete dov'è che la volevo mettere io? Innanzitutto non tanto vicino alle altre cose, perché sennò poi ho un po' di roba ammassata, non va neanche tanto bene. Io direi di farla o da queste parti oppure vediamo un po' dove. Dunque, io direi quasi quasi ragazzi di far saltare un po' di roba da qua. Allora ragazzi, che cosa ne dite di farla già da questo lato qui? Vediamo un po' se vado a chiudere questo lato. E comunque sia di roba già ne uscirà tanta. Facciamo così, togliamo questo e questo, ok, così in questa maniera qua. Dunque ragazzi, dunque, allora io direi quasi quasi di iniziare proprio a farla da qua, poi dopo vediamo un po' se qua andiamo a chiudere. Fatemi vedere se c'ho, no, non c'ho assolutamente niente, credevo che avessi un po' di scalini perché almeno così iniziavo a mettere la roba. Dunque la iniziamo a creare proprio su questo lato qui, da questo lato qui ad andare un po' leggermente avanti. Dunque mi serve ovviamente la pietra, quindi andiamoci a prendere la pietra e noi ci vediamo non appena ho iniziato a creare almeno lo scheletro ragazzi, Io nel frattempo mi do anche un'altra pulita da qua, ecco qua, perfetto. Però attenzione prima che ci casco di sotto come un pirla. Ok, perfetto. Per adesso, ragazzi, stiamo a posto così. Fatemi togliere soltanto questi altri 3 cubi di qua. Ok, perfetto, ottimo. Puliamo un altro po' da questa zona. Olè, ottimo. Per adesso, ragazzi, come detto, stiamo a posto così. Poi dopo vediamo un po' anche man mano che iniziamo con la struttura e quant'altro. Dunque, come detto, ragazzi, volevo iniziare da qua. Fatemi fare una cosa. Vediamo un po', iniziamo già più o meno da questa parte. Fatemi togliere anche questa striscia perché ci sta anche abbastanza male. Ok, fatto. Togli anche questo. Olè. Dunque, allora, vediamo un po'. Lasciamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Dunque, iniziamo da qua. La facciamo più o meno su questo lato qua. Così, ok. Io adesso mi sto iniziando a preparare i marcatori. La finiamo qua? Sì, la finiamo qua. Ok, perfetto. Dunque facciamo anche l'altro buchetto. Che okay, l'altro buchetto, se non sbaglio, mi sa che dovrebbe essere proprio da questo lato qui. Sì, ok, perfetto. Chi è che rompe le palle? Scusi, signor maialino di nostro signore, mi venghi qui, grazie per la sua carnina. Perfetto, ottimo. Dunque, ragazzi, allora vado a prendermi gli stack di pietra, quello che ci vuole. Noi ci vediamo tra pochissimo. Ed eccomi qua ragazzi, dunque io ho iniziato a mettere i cubi in pietra, dobbiamo fare soltanto un semplice, diciamo tra virgolette, una semplice colonna che si alza in sopra e poi dopo possiamo iniziare a costruire la nostra bellissima stalla per le mucche. Come stalla per le mucche ragazzi avevo quasi una mezza intenzione di fare gli slot da questa parte al centro dove passiamo noi e poi dopo ovviamente tutto quanto chiuso. Dunque, iniziamo a metterci i pilastri. Quindi possiamo fare 1, 2, 3, 4 e 5. Non lo faccio neanche tanto alto, ragazzi, perché sennò poi va a finire che tanto materiale non mi basta. Ok. Diciamo che lo finiamo qui. Poi dopo, ok, che comunque sia, scendo di sotto e vado a farci gli altri pilastri. Qua, perfetto. Ed ecco qua, perfetto. Sono giusto 60. 4, maledizione a me, facciamo così, iniziamo a scendere giù perché anche comunque sia ragazzi stanno calando anche un po' le tenebre, diciamo che possiamo o andarcene a dormire oppure forse magari no. Dunque ragazzi, dicevo, da questo lato qui andremo da quella parte là per poter farci ovviamente diciamo il posto per le mucche. Vediamo un po', facciamo 2 3. Allora, aspettate, facciamo così. Cavolo, mi si è rotta anche la cavolo della cosa, la pala. 2, 3, vediamo un po'. Facciamo qui 1, 2 e 3. Ok, qui un altro. 2 e 3, vabbè, facciamo uno di 4, uno di 3, vabbè, non è quello il problema. Facciamo così, mettiamo i marcatori. Qua saranno le colonne che si alzeranno in questa maniera qui. Così, così e così. Qua ci starà una porta.
qua ci sarà un'altra porta e qua ci sarà ovviamente una doppia porta. Sì, ragazzi, qua ci sarà una doppia porta perché comunque sia, non è che ho fatto proprio lo spazio come lo dovevo fare. E in tal caso possiamo andare già avanti così a metterci i mattoni, ovvero la pietra. Diciamo che già una cosa del genere già basterebbe e anche basta e avanza anche così, in questa maniera qua, ok, senza cascare di sotto. E poi ovviamente ci alziamo in questa maniera qua. Porta quindi dovrebbe essere collegata all'altra, Maronne Santissima, all'altra qua. Ok, perfetto, così. Quindi muratura qua, muratura là. Qui dove ci stanno le pecore, le mucche, scusate, ovviamente. E poi da quest'altro lato qua, così, attenzione prima che casco di sotto, faccio un volo di 80-100.000 metri. Ok, e ok, perfetto, ottimo. E un altro stack già se n'è andato. Poi da questo lato qui, come detto, da questo lato qui ovviamente ci saranno la parte in cui andranno le nostre pecore. Scusate, maledizione a ste pecore, le nostre mucche. Mentre noi da qui dobbiamo anche poter entrare, quindi facciamo così. Quindi qui è ok, quindi facciamo questo, lo alziamo di nuovo. Facciamo in questa maniera qua, quindi qua ci sarà l'entrata per noi, per poter andare ovviamente negli scomparti, che poi non è una nave, ma è semplicemente una stalla per le mucche. Qua metteremo un po' di recinzioni e poi dopo da dentro qui dobbiamo fare in tal caso una cosa del genere. Vediamo un po', non devo chiudere qua perché? Perché comunque sia qua, dobbiamo fare in pratica anche un paio di porte. Quindi, anzi, facciamo così, facciamo sempre una porta centrale, e poi dopo ovviamente si congiunge fino a là sotto. Quindi possiamo fare anche in questa maniera qua. E qui anche la stessa, aspettate qui. No, qua è chiusa perché comunque sia, qua ci sta il muro. Qua in pratica ho sbagliato io, chiedo scudo. Ok, perfetto. E da qua in poi, ecco qua, perfetto. Quindi porta qua, porta qui e porta qui. E ovviamente fatto in questa maniera qua, così. Quindi chiuso, chiuso anche da questa parte qui, anche se comunque sia, credo che forse non ci sia nemmeno tanto bisogno di chiudere tutto. Però comunque sia, è che cos'è? Comunque sia, non è un problema, anche se vado a chiuderlo, non è poi un grande problema. Ed ecco qua l'altra striscia. Ecco qua e ecco qui, perfetto. Poi ovviamente qua sarà chiuso tutto quanto. Mentre qui vediamo un po', ragazzi, se mettere o muro, vabbè, però muro ce lo vedo un po' leggermente, un po' troppo tanto di muro, ragazzi. Facciamo così, vediamo un po'. Prima di tutto, ragazzi, fatemi chiudere qua sotto prima che casco di sotto come un pirlomane. Ecco qua, perfetto. Ok, fatto. E devo chiudere soltanto quest'altro lato. Ecco qua, almeno così sto più tranquillo. Su, facciamo così, iniziamo. Oh, attenzione prima che ci casco veramente di sotto come un cretino e poi dopo sì che abbiamo finito di concludere l'opera. Facciamo così, iniziamo a mettere i cubi qui di pietra, così. E così, vabbè, anche se casco di sotto non è un problema, ragazzi. E ok, ottimo. Manca soltanto l'ultima parte. Questa con questa. Questa qui e questa. Ok, perfetto, ottimo. Scusi, buon uomo, lei sa che cosa vuole? Cosa vuole? Cosa vuole? Vada via al kill. Maronne santissima, ragazzi. Maronne santissima, che cavolo di spavento che mi sono pigliato, credevo di andare a finire giù come un pirla. E qua, ok, perfetto. Qua poi dopo ovviamente tutto quanto chiuso, quindi tutto quanto chiuso anche di qua. Scusi, buon uomo, buon uomo, buon uomo, attenzione, panico. Scusi, lei che cosa vuole? Va trovando rogne a quest'ora di notte? No, 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 via ragazzi, via, 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 aia, via, 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 via. Ragazzi, questi qua ci hanno una mira che è impressionante, eh. Una mira che è veramente tanto impressionante per quanto basta. Chiudi qua, togli davanti sto coso qua, che cos'è? Via di qua, via di qua. Via 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 via. C'ho bisogno di papare, c'ho bisogno di papare. Prima però di andare a papare andiamo direttamente a casa. Ecco qua, chiudi.
E damo se a casa, Maronne santissima, ragazzi, che cavolo di paura ogni volta che gioco io qua su Minecraft, tu. E che cos'è? Mannaggia la miseriaccia, Cavolo, qua l'ho lasciato pure aperto, bravo. Bravo, Tob, bravo. Chiudi qua, togli davanti sta torcia qua. Ed eccomi qua, perfetto. Sì, vabbè, c'ho leggermente un po' di schifi attaccato addosso, ma vabbè. Vabbè, ragazzi, non è un problema. L'uscita dov'è? Eccola qua. Dunque, andiamo a casa e andiamoci a prendere un po' di carnina e anche un altro po' di stack di pietra. Anzi, no, comunque sia, stack di pietra, ragazzi, ce ne abbiamo in quantità industriale ancora, non è quello il problema. Devo soltanto andare a prendermi un po' di cibo, un po' di cibarie e quant'altro. Dai, su, che non te la fidi più, manca a camminarmi. Ed eccomi qua, perfetto. Cibarie, cibarie, eccolo qua, perfetto. Porta di questo e porta di questo. Facciamo così. Togli questo e metti questo. Vai, magna tizio. Che ti vedo veramente tanto tanto deperito quest'oggi. Dunque, lasciamo la terra perché comunque sia non mi serve. E anche la carne marcia. Ah, ma io ce l'avevo l'altra roba però. Mannaia a me, mannaia. Che cos'è? Occhio di ragno. Terra, 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 terra. Perfetto. Semi, va bene. Ossatura dei signori e ovviamente anche le corde, perfetto. E i fiorellini che sono usciti prima, eccoli qua. Le frecce, le frecce, olè, ottimo. Risaliamo di nuovo sopra, ragazzi, e ci possiamo anche salutare. Ok, che cavolo, mo t'ho dato a mangiare, tizio. Mangi proprio come un porco. Eccoci qua, eccoci qua. No, scusate, ho sbagliato lato. Scusate, 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 ho sbagliato lato. Devo imparare a chiudere casa. Perfetto. Ancora? Ancora altri tizi in mezzo alle perotas? Bene, perfetto. Chiudi qua. Ecco qua. Ma quei cavolo di alberelli. Ma ragazzi, non ho capito perché sti cavolo di alberelli proprio non mi vogliono crescere. Non ho capito il perché. Se vogliono essere annaffiati, se serve un po' di acqua per poterli far crescere. Questo, ragazzi, non lo so, non lo so, non lo so. Salve signorine galline. Sì, poi dopo vengo a recuperare anche le vostre ova. Ce ne stanno veramente in quantità industriale, raga, eh. Ma veramente tante. Ok, rieccoci qua. Dunque, facciamo così, ragazzi. Arrivati a questo punto, io direi quasi quasi di completare qui questo nuovo appuntamento della serie di Minecraft. Voi mi raccomando, lasciate like, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina, condividete questo video per aiutare serie e canale a crescere. Mi raccomando, ragazzi, e noi ci rivedremo in un prossimo video. Ciao ciao, ragazzi! Thank you.